Allora, TV Radicale al congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Paola Cossu, membro di segreteria, e vorremmo, prima che parlare di questo congresso, con lei ripercorrere un attimino il suo intervento che abbiamo potuto ascoltare grazie a Radio Radicale, il suo intervento in segreteria, in direzione, che è stato insomma particolarmente accorato, potremmo dire. Allora, il motivo dell'accoramento è anche un po' caratteriale, no? Ce l'ho nel DNA, quindi ogni cosa che faccio e che mi spendo per fare è sicuramente mossa da un grandissimo entusiasmo. A maggior ragione è chiaro che si fanno delle azioni politiche giuste, perché insomma, se andiamo a riguardare l'intervento che ho fatto, io mi spendevo a favore di quell'iniziativa politica. È chiaro che l'iniziativa politica in questo momento deve essere un'iniziativa supportata da una certa comunicazione. Il fatto che noi non abbiamo quella comunicazione vuol dire che bisogna ricercarla. Io mi rendo conto che era un momento concitato, si è deciso all'ultimo momento, ma anche nelle situazioni di emergenza bisogna reagire, anzi forse soprattutto nelle situazioni di emergenza, perché quando sono premeditate, cioè abbiamo il tempo quindi per farle montare, è invece in situazioni di emergenza che bisogna essere pronti ad affrontarle. Quindi il motivo del mio accoramento era quello, tutto giusto, ma stiamo attenti a come si comunicano le cose, perché poi succede che anche oggi siamo andati a prendere un caffè in un bar e ci hanno fermato tre signori che hanno detto: siete dei traditori, siete a Chianciano, ma siete dei traditori. Allora ci siamo dovuti fermare, ci siamo seduti e abbiamo spiegato il perché delle cose. Quando le spieghi, chiaramente la gente le recepisce, anche in maniera molto semplice, che è il linguaggio che piace molto a me, no? Spiegare le cose, io dico in di pietrese, però è una radicale che parla di pietrese, insomma c'ha abbastanza il suo senso. Anche perché almeno la distanza geografica d'origine, intuisco, è abbastanza notevole. Sì, l'accento mi sa che non mi tradisce, vero? Non è certo né umbro né, diciamo, molisano. Parliamo di comunicazione. Allora io volevo chiederti, secondo te, con questo assetto all'interno della galassia, con questo assetto così variegato e capillare, secondo te la comunicazione è migliorabile così lasciando come stanno le cose, o secondo te per migliorare anche la comunicazione bisognerebbe fare qualche modifica di assetto, insomma di organizzazione, semplificarla forse? Allora, ripartiamo anche forse da 20 anni fa, a quando la comunicazione è diventata lo scettro di il nostro Presidente del Consiglio, che si chiama Silvio Berlusconi. Lui non era pieno di contenuti, ma la comunicazione è stata quella più efficace. Quindi quello che mi chiedo io spesso e volentieri, con i contenuti che abbiamo noi e la sostanza che abbiamo noi, perché non riusciamo poi a comunicarla? Quindi tu mi dici sei migliorabile? Assolutamente sì, perché al momento in cui siamo non riusciamo appunto a far venire fuori quello che noi vogliamo far capire alle persone, perché siamo sempre sicuri che quando le persone ci capiscono e recepiscono il nostro messaggio poi ci votano o comunque supportano le nostre battaglie. Quindi assolutamente sì, la comunicazione è secondo me l'unica cosa su cui vale la pena concentrarsi, perché siamo pieni di contenuti. Sì, no, infatti la mia domanda era, sì, è importante, ma lasciando così l'organizzazione interna, pensi che sia migliorabile, oppure oltre alla comunicazione occorrebbe anche modificare un po' la struttura? È una bella domanda, una domanda molto bella, e devo essere sincera, ho dei limiti a rispondere a questa domanda, che sono i limiti della mia poca militanza. Certo è che la galassia contribuisce a confondere. La galassia contribuisce a confondere le masse, diciamo, perché poi l'intellettuale, il politico, il palazzo lo capisce molto bene ed ecco perché poi lo attacca. Sicuramente una reductio unicum del Partito Radicale aiuterebbe la comunicazione, quella più immediata. Questa comunicazione di diversi soggetti, come ho detto prima, è fuorviante. Ti ho risposto. E a livello interno, secondo te, c'è una comunicazione sufficiente, che poi vorrebbe dire anche sinergia, oppure questa galassia a volte si fa, subisce più forze centrifughe che centripete? Allora, ho fama di essere una donna molto schietta, un po' per appartenenza territoriale, un po' per carattere, e manca la sinergia, è assolutamente inesistente.
perché la comunicazione è anche, è forse uno dei tratti fondamentali della comunicazione, la sinergia. Quindi mancando quella, manca tutto dall'interno all'esterno. Però lo scotto che si paga a essere un partito molto piccolo, a essere un partito carismatico, e essere un partito forse un po' ingessato, inquadrato in un certo tipo di, non voglio parlare politichese, però insomma in un certo tipo di, come ti posso dire, perché è difficile pure da spiegare, di politica un po' troppo legata al passato. Allora c'è una difficoltà a capire che invece il cambiamento deve essere prima interno perché si faccia passare all'esterno. Senza il cambiamento interno, allora io dico sempre un proverbio buddista che dice il profumo esterno si sente dalla fragranza interna. Se la fragranza interna non ha un buon profumo è assolutamente tassativo che al di fuori non si possa sentire. Quindi sì, c'è bisogno anche di... Ascolta Paola, tu interverrai anche, o sei già intervenuta qui in plenaria? Interverrò. Ok, e hai fatto dei lavori di commissione? Ho fatto dei lavori di commissione di economia, non so se voi siete al corrente, sono anche segretario... No, appunto, infatti se ci davi qualche informazione. Sì, sono segretario di un'associazione di impresa, si chiama Impresa e Rivoluzione, anche perché le piccole e medie imprese sono spesso lasciate fuori un po' da quello che è il dibattito radicale, e mentre invece è l'anello più fragile di quello che poi sta succedendo nel resto del mondo, perché quello che noi economicamente pensiamo per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda il caso Italia, va assolutamente scisso. L'Italia ha un tessuto industriale completamente diverso da quello che è l'Europa. Il 98% del nostro tessuto industriale è fatto da piccola e media impresa, dove per piccola e media impresa intendo le piccole imprese dall'artigiano al bar al ristorante, e quindi è molto differente. Come ho detto prima, è l'anello più fragile di una catena. Infatti, perché continuiamo a vedere i talk show dove ci sono orde di piccole imprese che lamentano la pressione fiscale, lamentano alcune direttive che vengono anche da Equitalia, perché è sicuramente, lo dico da brava liberale, sono sicuramente gli ultimi. Allora, ecco, questo dibattito, ne parlerò poi nel mio intervento, e questo tema spesso dai radicali è abbastanza dimenticato. Ci perdiamo spesso in massimi sistemi e macroeconomia, e non veramente ci concentriamo su quello che è la rinascita economica di questo paese, che non può trascendere dalla piccola e media impresa. Piccola e media impresa, che sappiamo, per come non assistiamo all'economia, è quella più vulnerabile, anche perché dai sistemi di ammortizzatori sociali, insomma, da attenzione da parte della politica, è un po' più esclusa rispetto alla grande imprenditoria, che al contrario, insomma, anche i lavoratori dipendenti di queste grandi imprese sono più tutelati in qualche modo. Ascolta Paola, volevo chiederti un'altra cosa. Questo congresso eleggerà una terna, appunto, degli organi di Radica Italiani. Hai in mente sei idee di candidature, riconferme, oppure qualche outsider pensi che potrà candidarsi? Io penso che ci siano nell'aria degli outsider. E qualche nome, qualche scoop su TV Radicale, è possibile darlo? Purtroppo no, okay. perché normalmente gli organi dirigenti, secondo me, è meglio che rimangano fino all'ultimo momento una sorpresa, anche per muovere un po', no? Per fare in modo che poi la platea si infiammi a seconda di uno o dell'altro, che ci siano comunque dei nomi che vengono fuori dal cilindro inaspettatamente e che però facciano un attimo sussultare. Inaspettatamente per la massa, ma non per alcuni. Bravo! Capito. Va bene, ringraziamo Paola Cossu per la sua disponibilità e le auguriamo buon congresso e buon intervento. Grazie a voi, grazie per avermi... E la invitiamo sul sito tvradicale.it, dove potrà vedere questa intervista e tutto il resto. Grazie ancora. Ciao.